Please approach SCP-173 for testing. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video e in questo nuovo rituale. Oggi andremo a fare il rituale del ballo della sedia. Cosa serve per fare questo rituale? Ben poche cose. Scusate. Ci servirà praticamente un altro cellulare, un arredo, qualcosa del genere, più che altro per mettere una musica. Infatti ci servirà musica, una musica e una sedia, quindi solo due cose. Cosa bisogna fare? Allora, per fare questo rituale bisogna avviare questa musica, qualunque musica scegliate, io metto chiaramente una musica inquietante, e oltre a aver scelto poi la musica, chiaramente dovete praticamente fare 6 giri intorno a una sedia, cioè la sedia che sceglierete. Mentre farete questi 6 giri intorno alla sedia, anzi, altro occorrente, vi servirà anche un accendino, quindi un accendino, una musica e una sedia. Dopo che farete questi 6 giri intorno alla sedia, se la musica continuerà a suonare, non è successo nulla. Se invece durante questi 6 giri che farete intorno alla sedia la musica si staccherà da sola, allora dovete subito sedervi ed accendere l'accendino. Non c'è un modo per chiudere il rituale, ma penso che comunque si chiudi da solo, diciamo dopo qualche minuto, dopo che comunque vi siete subito seduti nella sedia e avrà acceso l'accendino. Questo è il rituale, come funziona questo rituale di qui. E già come vedete qua alle mie spalle c'è il treppiede, infatti per questo rituale lascerò la luce accesa perché lo farò con luce accesa. E come per l'altro rituale, chiaramente questa volta lo farò solo in questa stanza, anche se ho chiuso sempre le due serrande, sia questa della cucina che quella della soggiorno, ma ho chiuso anche la porta di qua, quindi in teoria tutto si svolgerà qua dentro, cioè quello che dovrà accadere. Quindi adesso ci vediamo subito con la nuova altra inquadratura e vediamo se tutto ciò potrebbe succedere o meno. Utilizzerò chiaramente questa sedia che sono seduto per fare il rituale e ovviamente l'altro cellulare per mettere una musica chiaramente inquietante. Iniziamo subito. Ok, eccomi qui, sono ovviamente pronto, qui c'è l'accendino e qui c'è chiaramente la sedia. Chiaramente abbasserò leggermente l'inquadratura di più, quindi così non posso, altrimenti non mi vedete in faccia. E adesso qua nella mia destra c'ho l'altro cellulare con la musica. Adesso inizierò il rituale. Chiaramente per me, secondo me, è anche una cretinata, secondo me non succederà nulla. Però stiamo a vedere. Sì, qua mi stanno continuando ad arrivare notifiche. Questo cellulare, siccome non lo uso praticamente mai, a parte per le guide, è sempre scarico, ecco, mi stanno arrivando 800.000 notifiche tutte insieme. Ok, forse sono terminate. Facciamo una cosa, siccome non si sente, sto prendendo la cassa. Quindi collego la cassa. Bluetooth mode. Che altrimenti in video non si sente abbastanza. Metto più piano perché altrimenti si sente troppo forte. Perfetto. Possiamo iniziare. 6 giri. Thank you.
Non è successo nulla. Aspettiamo che termini la musica e rifare un rituale, perché sì, lo voglio rifare. Sicuramente vi siete chiedendo, ma da dove ho preso questo rituale? L'ho preso da un video di Gianmarco Zagato. Scusate, ho sbagliato, non Gianmarco Zagato, ma Timot. Lo scorso rituale era di Gianmarco Zagato, se non sbaglio. Per quelli che hanno visto lo scorso rituale, se sentivano dei strani rumori, erano comunque i vicini, quindi non c'era nulla di paranormale, perché la in cui succedeva qualcosa di strano. Questo rituale, chiaramente, ho dimenticato di dirlo, sto facendo. Ok, stanno andando. Lo sto facendo dopo le 11 di sera, 23. Per rifare il rituale cambierò musica, magari vediamo se con un'altra canzone funziona meglio. Cioè funziona meglio, se funziona chiaramente. Nulla. Ok, proviamo con questa musica che dura anche di meno. Sparo lo squalo. Nulla. Prima di concludere voglio provare a fare una domanda. Se c'è qualcuno in questa stanza, può spostare la sedia? Se c'è qualcuno in questa stanza, può spostare la sedia? Non sta accadendo nulla. Direi che non c'è niente, quindi adesso ci rispostiamo con l'angolatura iniziale per dare conclusione del rituale. Ok, come chiaramente potevo intuire, anche questo rituale è sfatato.
Mi sembra strano che un rituale del genere potesse funzionare, chiaramente, ma ovviamente lo scopo dei miei video è sfatarli, e anche in questo caso è fake. Non è successo nulla di tutto ciò. L'ho rifatto anche 2 volte nel modo corretto il rituale, ho messo anche 2 musiche diverse, e quindi chiaramente anche i video di Pimot, di sto rituale, era chiaramente fake. Cioè, che non è successo nulla. Cioè, praticamente quello che ha fatto è tutta una montatura, perché realmente non è successo niente. Perché chiaramente se il rituale funzionava, la musica mi si staccava oppure la sera si sposta. Chiaramente poi, sia nel rituale di prima, ma in questo fatemi sapere nei commenti se avete visto qualcosa di strano. Chiaramente in questo rituale se avete sentito anche, perché non ci sono stati rumori, cioè non ho sentito nulla, a parte lato clave. Nello scorso rituale c'erano dei rumori, ma rumori normalissimi, quindi niente di strano. In questo caso non c'erano rumori, quindi se avete sentito qualcosa, fatemelo sapere nei commenti. Non ho visto neanche nulla di strano, non è accaduto nulla di strano, quindi secondo me sto rituale è anche sfatato. Va bene, se questo video vi è piaciuto, mi lasciate un mi piace e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!